trovati, gentili telespettatori. Passiamo al TG di Web TV Puglia. Scuola, disposizioni in merito al tracciamento e isolamento da Covid-19 nelle classi per semplificare le procedure. Si è svolto ieri sera un tavolo di coordinamento tra l'assessore all'istruzione della Regione Puglia, Sebastiano Leo, il direttore del Dipartimento Promozione e Salute, Vito Montanaro, il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, Giuseppe Silipo, e la direttrice Area Epidemiologica e Care Intelligence, Ares Puglia, Lucia Bisceglia. Con riferimento alle procedure di comunicazione e monitoraggio dei casi Covid-19, si sono individuate nuove modalità di intervento che semplificano le procedure e garantiscono un efficace raccordo tra il sistema scolastico e sanitario. Tali procedure saranno sottoposte a periodico monitoraggio, anche in base all'evoluzione del quadro normativo ed epidemiologico per eventuali adattamenti. Comprendiamo le difficoltà e il carico di lavoro a cui è sottoposto il mondo della scuola in questa fase e cerchiamo di dare ai dirigenti il sostegno necessario per affrontarla, ha dichiarato l'assessore Leo, a cui fa eco il direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro. Abbiamo voluto fornire una risposta immediata alle richieste che ci sono giunte dal mondo della scuola e dall'Ufficio Scolastico Regionale, pur rimanendo in un sistema garantito di sorveglianza epidemiologica. Il Dipartimento Promozione della Salute comunica inoltre che, sempre ieri mercoledì 19 gennaio, si è riunito il Comitato Permanente Regionale con i rappresentanti dei medici di medicina generale, per esaminare lo stato di attuazione del protocollo sulla gestione dei percorsi dei pazienti Covid sintomatici e asintomatici. Abbiamo condiviso l'esigenza di chiarire alcuni aspetti applicativi delle procedure relative alla gestione degli assistiti Covid sintomatici e asintomatici, spiega il direttore del Dipartimento Vito Montanaro, accogliendo le riflessioni dei medici e al fine di poter offrire la maggior risposta ai cittadini. Di seguito i punti chiariti oggi dal tavolo relativi agli adempimenti e alla gestione dei percorsi dei pazienti Covid che si ritiene utile comunicare. Punto 1. Il medico di assistenza primaria deve emettere richiesta del tampone esclusivamente per i soggetti sintomatici con esito di test positivo. Punto 2. I cittadini asintomatici che in modo autonomo hanno effettuato test molecolare o antigenico presso punti di erogazione privati del test SARS-CoV-2, farmacie e laboratori di analisi e sono risultati positivi, riceveranno in automatico attraverso il sistema regionale IRIS il provvedimento di isolamento, la richiesta attraverso SMS di esecuzione dei tamponi test antigenico rapido per l'acceleramento di guarigione. Disattivazione del Green Pass. Punto terzo. Nella notte tra il 18 e il 19 gennaio sono stati inviati automaticamente SMS e mail ai 4.000 soggetti che attendevano ancora l'esecuzione dei test di accertamento della guarigione. Questi cittadini potranno pertanto presentarsi con tale SMS e mail direttamente presso gli erogatori, farmacie e laboratori della rete regionale SARS-CoV-2. Punto 4. Tutti i soggetti pubblici o privati abilitati all'esecuzione di tamponi molecolari o test antigenici sono tenuti a registrare sul sistema regionale IRIS l'esito del test nei modi indicati. A tutti i cittadini che a seguito di un tampone o test antigenico per accertamento di guarigione dovessero risultare negativi, sarà reso disponibile in automatico attraverso il sistema regionale IRIS provvedimento di fine isolamento valido per il rientro in comunità o in ambito lavorativo. Riattivazione del Green Pass di guarigione. Punto 6. I medicini di assistenza primaria MAP non possono operare per modificare o accelerare i meccanismi automatici che generano il provvedimento di fine isolamento e il certificato di guarigione, quest'ultimi elementi essenziali ai fini del rilascio del Green Pass di guarigione. Un incontro atteso quello di ieri al Salone degli Specchi del Comune di Taranto nell'ambito delle attività preparatorie per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Un'occasione per visionare e fare il punto sullo stato dei lavori in corso e per discutere delle ricadute economiche che un evento di tale portata potrebbe generare sul territorio pugliese. A presiedere i lavori il presidente del CONI Giovanni Malagò, prossimo alla partenza per le Olimpiadi Invernali di Pechino.
Hanno partecipato i massimi rappresentanti istituzionali dei giochi della Regione Puglia, tra cui Davide Tizzano, presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, i sindaci dell'area Ionico Tarantina e Delio Sannicandro, direttore di Taranto 2026. La 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo deve essere occasione per valorizzare Taranto e il suo antico ruolo da protagonista nell'area mediterranea. Che Taranto in questo caso è l'Italia, il Giochi del Mediterraneo rappresenta tutto il paese, la candidatura era della città, della regione, ma in assoluto della nostra nazione. Io credo che il grande momento, la grande opportunità per parlare di Taranto probabilmente in un modo diverso rispetto a quello che soprattutto chi non vive a Taranto identifica con altri problemi che ha avuto la città, quindi secondo me è la motivazione, è lo sprone proprio a vedere la città, ma in assoluto questa regione con degli occhi diversi, con delle non solo possibilità, ma con delle opportunità diverse che non sono solo sportive, sociali, culturali, occupazionali, insomma, questo è il punto. Questa è un'occasione per richiamare l'attenzione di tutto il territorio tarantino su questa opportunità che sono i 20esimi Giochi del Mediterraneo, che per Taranto sono uno strumento importantissimo per raccontare la trasformazione della città, trasformazione verso la transizione ecologica, verso una nuova modalità di sviluppo economico ecosostenibile. Quindi i giochi raccontano questo e il percorso che comincia da oggi fino al 2026 sarà costellato da una serie di eventi sia sportivi che culturali per promuovere il ruolo di Taranto e della Puglia nel Mediterraneo, ma questo significa anche promuovere il ruolo dell'Italia, perché la manifestazione dei Giochi del Mediterraneo è un evento internazionale che dà l'opportunità all'Italia di rivendicare e valorizzare il proprio ruolo antichissimo nel Mediterraneo. L'occasione della presenza del presidente Malagò sottolinea l'importanza di questa giornata, che è la giornata di avvio dell'attività per i Giochi del Mediterraneo. Come dico spesso ai miei collaboratori, i Giochi del Mediterraneo cominciano domani, quindi dovremo tutti, ventre a terra, lavorare per fare questo che è un evento eccezionale per Taranto. Bellissimo per lo sport, importante per l'economia e soprattutto lascerà infrastrutture importanti alla città. Un affettuosissimo benvenuto in Puglia a Giovanni Malagò, al quale sono veramente grato per questa giornata che ci ha dedicato, una giornata dedicata agli sforzi dello sport pugliese che non si limita, diciamo così, lo sport pugliese alla rappresentanza diciamo istituzionale, ma io ho sempre, da quando sono presidente, dedicato allo sport con l'aiuto ovviamente del vicepresidente assessore allo sport piemontese e anche di Elio Sannicandro, un appassionato che pur facendo tutt'altro nella vita non smette di pensare allo sport pugliese, soprattutto a tutti quegli sport che costituiscono, diciamo così, il nerbo dei grandi successi olimpici, dei quali ovviamente, Giovanni, non posso che nuovamente congratularmi con te, con tutti gli atleti italiani e in modo particolare ovviamente con gli atleti pugliesi, perché sai che nella graduatoria avulsa la Puglia olimpica, la Puglia è una delle regioni che ha avuto, diciamo, un risultato veramente straordinario. C'è stato un momento in cui eravamo al pari della Cina, vabbè, sto scherzando ovviamente, e questo ci ha riempito veramente di orgoglio e saltavamo sulle sedie davanti alle imprese dei tuoi ragazzi e delle tue ragazze. Quindi ti prego, ad ogni occasione possibile ricordagli, non solo ai pugliesi ma a tutti gli atleti italiani, che noi non gioiamo con loro e non lavoriamo per loro solo poco prima delle Olimpiadi e subito dopo, ma cerchiamo di farlo tutto l'anno, consentendo anche quell'infinita serie di dirigenti dello sport italiano e pugliese di poter disporre, diciamo, del minimo necessario. Elio Sannicandro ti potrà dire che la spesa della Regione Puglia
sullo sport si è decuplicata negli ultimi anni della mia presidenza. In passato si riteneva quasi che lo sport non fosse al pari della cultura o del turismo o della scuola, una necessità impellente. Naturalmente è ancora difficile investire nell'attività tutto quello che servirebbe. Abbiamo addirittura trasformato lo sport in una medicina, in una terapia, perché abbiamo fatto una delibera per equiparare l'attività sportiva e consentirne la prescrizione da parte dei nostri medici. Quindi non stiamo parlando dei Giochi del Mediterraneo come ed esclusivamente come un grande evento, anche se non sfugge a nessuno l'importanza. Ho letto anche il documento dei sindaci, i quali evidentemente sono particolarmente preoccupati in una situazione difficile come quella dell'area della fabbrica dell'acciaio. Sono particolarmente preoccupati perché hanno percepito, hanno avuto un po' la sensazione che il governo, che pure si è impegnato tanto per le Olimpiadi di Milano Cortina, e noi ne siamo felicissimi, non so se ci saranno molti atleti pugliesi alle Olimpiadi degli sport invernali, però per noi è la stessa cosa, nel senso che per noi è stato un momento di gioia, di compartecipazione, di orgoglio, quello di sapere che l'Italia ha avuto questo grande onore di organizzare i giochi invernali Milano-Cortina. Come ricorderai, io e te abbiamo anche fatto tutto quello che era umanamente possibile per tentare di assicurare all'Italia anche l'organizzazione delle Olimpiadi, addirittura immaginando un progetto sempre con Elio Sannicandro per realizzare impianti sostenibili a basso impatto e a basso costo. E insomma, tu sai che anche in modo, è la prima volta che ne parliamo, tu sai che proprio ci siamo mossi con una discrezione assoluta per amore dello sport, per amore di ciò che lo sport significa nei nostri paesi e in particolare per tenere viva quella tradizione dei Giochi del Mediterraneo che vede l'Italia come la protagonista assoluta di questa manifestazione. Quindi anche la volontà di mantenerla viva e di trasformarla, se possibile, negli eventi di preparazione, negli eventi successivi alla manifestazione sportiva, in un grande momento di incontro. Addirittura, e ti invito formalmente, se ne avrai la possibilità, noi andremo a presentare l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo a Dubai a marzo, nelle giornate che sono dedicate alla Puglia. La Puglia a Dubai ha avuto un successo strepitoso con l'aerospazio, che ovviamente riguarda in modo particolare la provincia di Taranto e la città di Grottaglie. Ci auguriamo ovviamente che la giornata dell'acqua, che vivremo anche grazie al fatto che in Puglia esiste il più grande acquedotto d'Europa, ci consenta di ripetere i successi anche della festa di Capodanno a Dubai, che ha visto la notte della Taranta protagonista assoluta.